Quanti dilettanti ci sono in giro? Non dà fastidio anche a te vedere gente che si improvvisa a fare cose senza una solida preparazione? Non se ne può più di questo razzismo facilone. Oh, è possibile elaborare un modello ideale di razzismo? Pierre-André Taguieff pensa di sì, ed è da un suo libro che cercherò di proporti un manuale per diventare il perfetto razzista. Guarda il video per intero, alla fine ci sarà una sorpresa per te. Bene, cominciamo. Per prima cosa devi credere fermamente in una categorizzazione essenzialista degli individui o dei gruppi. Ovvero, devi riuscire ad inquadrare l'individuo come rappresentante del suo gruppo di appartenenza o della sua comunità di origine. Ma fai attenzione, la sua comunità di origine deve essere elevata però a una cosiddetta comunità di natura, cioè fissa, insormontabile e immodificabile. L'individuo diventerà allora ai tuoi occhi come rappresentante di una comunità stabilita e immodificabile nel tempo. L'esempio è questo: nascere bianco significa essere bianco e rimanere per sempre un bianco. Nascere di religione ebraica significa essere ebreo e rimanere per sempre un ebreo. In secondo luogo, dovrai far derivare da questa prima certezza la negazione, più o meno accentuata, di coappartenenza di un particolare gruppo agli esseri umani. Se sei nato con la pelle nera, non sarai un essere umano di carnagione scura, ma nient'altro che un nero, diventando la personificazione dei neri. Se sei nato ebreo, non sarai un essere umano di religione ebraica, ma un ebreo, diventando la personificazione degli ebrei. In questo modo potrai magicamente disindividualizzare questi individui, il che ti renderà più semplice il terzo step: assolutizzare la differenza tra gruppi umani distinti, per farli percepire come reciprocamente irriducibili. Il che significa arrivare ad avere la certezza intima di non aver nulla a che spartire con esponenti di altri gruppi che non siano il tuo. È un passo necessario. Se vuoi diventare un perfetto razzista, devi elevare ad assoluto la differenza concernente l'origine o l'appartenenza. Ecco fatto. Ora che hai superato le prime difficoltà, potrai cominciare a stigmatizzare, attraverso la creazione di stereotipi negativi, gli individui che abbiamo caratterizzato poco fa. Ti stupirai di quanto velocemente tutti i membri delle categorie assolutizzate saranno ai tuoi occhi marchiati con tare o macchie. Saranno impuri e capaci di contagiare gli altri, un vero e proprio pericolo. Ecco, ora sei pronto per cominciare a dire frasi che contengano il concetto di noi contro loro, tenendo presente che loro sono il nemico diabolico che ci attacca. Siamo arrivati ad un buon punto, non mollare ora. Ottimo, ora devi lasciare spazio nella tua mente per poter impiantare in essa la sicurezza che i tuoi nemici disumanizzati non possono avere alcuna speranza di essere minimamente civilizzabili. Sono imperfetti, non educabili, incontrovertibili, inammissibili. Forse non te ne rendi conto, ma hai fatto passi da gigante. Hai superato tre step importanti nel plasmare il tuo razzista pensiero. Il pensiero razzista, infatti, manifesta la compresenza di tre fondamentali attitudini cognitive che abbiamo appena percorso insieme: essenzializzazione, esclusione simbolica e barbarizzazione. Ora mi chiederai, adesso che sono finalmente un razzista patentato, c'è qualche modo in cui posso mettere in pratica le competenze che ho appena acquisito? Sei una brava recluta, ma certo che ne hai la possibilità. Il bravo razzista, in primo luogo, segrega, ovvero mette ai margini, scarta. Il bravo razzista poi discrimina, ovvero distribuisce disparità di trattamento in base alle origini razziali, etniche o anche culturali,
religiose e sessuali. Il bravo razzista, infine, espelle gli inadatti, gli inammissibili, i pericolosi. Se vuoi mostrare al mondo chi sei, ti puoi organizzare anche in gruppo nell'uso della prevaricazione fisica, che è il secondo livello dell'azione razzista. L'uso della violenza, non solo verbale, contro un individuo che appartiene al gruppo odiato è considerato un completamento, per così dire, naturale. Il terzo passo per questa popolazione ritenuta di troppo demonizzata e bestializzata è lo sterminio dei suoi rappresentanti. Ma questo è un compito che di solito viene lasciato ai professionisti. È arrivato il momento della tua sorpresa. Questo, per chi non l'avesse ancora capito, è un video ironico, ovvero rovescia la serietà di uno studio sui meccanismi di nascita del razzismo negli avvenimenti accaduti a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, in una forma paradossale che ne vuole però esaltare gli importanti contenuti. Una delle cose che lasciano stupiti i miei studenti è l'incredibile cecità che gli stati europei ebbero nei confronti dei grandi movimenti di impronta razzista sul loro nascere. Forse il razzismo si insinua subdolamente nel nostro animo. Ho immaginato perciò di proporre questo bizzarro manuale del perfetto razzista per offrire uno strumento di riflessione. Non è che forse abbiamo compiuto o stiamo compiendo qualcuna delle azioni che troviamo in questo video? Ci stiamo per caso inconsapevolmente trasformando, piccolo passo dopo piccolo passo, in un giovane, forte e sano razzista? Condividi questo video se ti è piaciuto e considera la possibilità di iscriverti al mio canale. Fai clic sull'icona della campanella per rimanere sempre al corrente di ogni mia nuova pubblicazione. Magari con un po' di ritardo, ma rispondo a tutti i commenti, quindi se ti va, il tuo commento è il benvenuto.